Nel giorno del santo, nel giorno del miracolo, lei non si chiama miracolo ma prodigio. È stata comunicata quest'altra parola che si chiama prodigio e non miracolo. È stata affermata anche sui giornali, comunque per televisione è la stessa cosa. È una vecchia parola antica, però è stato detto che si chiamerà prodigio. San Gennaro mi è venuto in sogno, mi ha parlato. Che cosa le ha detto? Ma non mi ricordo niente, mi ricordo solo che è un uomo molto delicato, ha una voce molto 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 delicata e non si offende mai. Perché lei tentava comunque di offenderlo? No, qualche volta me l'ha sorpreso, io ho un bel quadro grande a casa e lui mi ride sempre, anche se io gli parlo male. Qual è l'offesa peggiore che ha rivolto al santo? All'anima di te è morto, mi hai fatto passare sti guai. È vero questo fatto del sangue, che è il sangue vero che si scioglie, oppure no? No, o è una credenza? No, no, per carità, nessuna credenza, è veramente che si scioglie. Noi ci crediamo pienamente, veniamo ogni anno. Quindi ci crediamo e veniamo con i pullman qua, non è che la macchina. Con la macchina. No, il sangue di San Gennaro che si scioglie nell'ampolla ogni anno, precisamente a questo orario, eccetera. Sì, io credo, però non penso che si scioglierà. Si è già sciolto? Si è già sciolto. Allora credo. In fausta coincidenza anche l'Avis oggi, nel giorno del miracolo di San Gennaro, state aspettando lo scioglimento. Esatto. Grazie. Resta sempre con noi, oh Signore. Fa caldo. Solo verità. Fa caldo. Fa caldo. Fa caldo. Sì. La natura di questo caldo è una natura mistica legata effettivamente al santo, oppure soltanto una mera condizione meteorologica? Perché il caldo fa caldo perché è colpa di San Gennaro che fa caldo, no? Che c'entra? Però può essere. Ma quando mai? Non esiste proprio. Oh Signore, io ti amo con tutto il cuore, non mi lasciare. E poi prosegue. Anche il repertorio qualcosa di musica leggera oppure soltanto di chiesa? No, tutte di chiesa io canto. Perché lei fa questa domanda a pensare San Gennaro? No, io volevo sapere. Voglio provocarci. No, io volevo sapere. Infatti questo volevo sapere se c'è una relazione tra. No, non esiste proprio. Perché guardi, ci sarebbe stata una relazione se avesse fatto una pioggia torrenziale che non avrebbe permesso ai fedeli di entrare in chiesa. Allora noi pensavamo che era pure uno castigo di San Gennaro. Io sono stata miracolata nel 1988, il 19 settembre. Proprio il giorno di San Gennaro. Lei ha mai chiesto una grazia? Come? Che grazia ha chiesto? Che so bene. Lavore? Eh? Lavore? L'amore? Lavore? Lo Spirito Santo. Ho ricevuto lo Spirito Santo, che è una sensazione che è più bella secondo me di un giorno che ti sposi. Non mi sono mai sposata. Ho ricevuto lo Spirito Santo con la canzone La Solitudine di Laura Pausini. Come son detto che la canzone, Madonna, feci così, dissi: Dio, prendimi. Se tu hai fede, credi che veramente il sangue si scioglie e che non è un imbroglio, non è una. Se invece non hai fede, allora la vedi come io, per esempio, quando stavo fuori, c'erano delle persone di Udine, no? Erano venuti per vedere questa cosa, diciamo, plateale, erano come una cosa di folklore. Bisognerebbe impedire a questi pullman anche da Udine di venire alla funzione. Come risponde a queste persone di Udine che hanno mancato di rispetto al santo stamattina? Che sono discostumati, non dicono queste cose. Non si fa che parlare di queste persone di Udine che hanno offeso San Gennaro in questa giornata festosa. Ma come si permettono? Questi signori qua sono. No, in telecamera. Ma come si permettono? Ma non si devono proprio azzardare a venire a Napoli queste persone? Cioè, penso che San Gennaro li castigherà in un modo pazzesco. Ecco, lei andrebbe a Udine a infierire contro le loro insegne sacre? E come no? Sì. Grazie. Però ascoltavo la storia della signora. È molto commovente la storia della signora. Vada, io cerchiamo di capire se. La solitudine tra noi
questo silenzio dentro me. E che senso? Però non succede niente. No. Lei la canta con emozione. Con... Ah. Sono un artista, sono un percussionista. Io da di là della batteria, fin da qui la batteria, poi c'ho dei congassi, tutto, tutta una serie di percussioni, poi? Bonchette, tutto, tutto. Che tipo di percussione è questa che vediamo? Queste sono le congassi con le bonchette, diciamo, poi c'ho tutta una serie di rototom, tutto, tutto. Oh. Ci possiamo solo affidare a San Gennaro, alla nostra divina provvidenza, a tutti i santi, affinché sensibilizzino e scrutino i cuori dei nostri politici, perché pure loro sono genitori e non è giusto quello che stanno facendo. I ragazzi devono lavorare, è un loro diritto. Per Cristo nostro Signore, che ci aiutino. Amen. Amen. Vuole fare un appello in camera per un lavoro ai suoi figli oppure vuole bypassare, diciamo, questi metodi convenzionali? Io li bypasso. Andiamo direttamente a chiedere al santo. Direttamente a chiedere al santo, perché San Gennaro è forte, è potente e veramente le fa le grazie. Basta volerlo con il cuore. San Gennaro aiuta tutte in mamma, tutti i figli. Che Dio vi possa benedire a tutti quanti. Grazie. Ciao ragazzi, devo scappare. Vada. Quindi lei che cosa chiede ancora oggi una volta a San Gennaro? Che a me mondo ancora. Chi? I giovani.